Buongiorno a tutti, siamo con Lorenzo, direttore di Rolling Steel. Parlaci un po' della tua storia, a me interessa tanto dove sei nato, la tua passione per i motori. Premetto e ti spiego brevemente come ti ho conosciuto, che magari ti può anche interessare. Premetto che sono un cultore della carta stampata, delle foto della carta stampata, quindi sono forse su Instagram ho visto la tua rivista e mi sono, quindi lì il marketing, il business marketing è andato a bomba perché l'ho comprata subito. Ok. E quindi funziona. E quando effettivamente l'ho sfogliata ho notato ci legava comunque una stessa passione. E ti rinnovo i complimenti per il lavoro, però mi piacerebbe sapere da dove nasce questo lavoro e quindi do a te la parola. Certo, intanto Marco, grazie per essere venuti qua nella Morus Caverna, siete a Bologna, esatto, vi ho ospito più che volentieri. Ma allora, intanto anche grazie, aspettate che c'è Agata che è qua che sta sgridando le colombe. Ciao Agata. Tu di che anno sei? Io sono dell'85. Io vengo quasi da un po' più giovane. Io vengo da Calderara di Reno, che è un paese alle porte di Bologna, di fianco all'aeroporto. Quando si decolle a terra Bologna lo si vede lì sulla destra o sinistra, a seconda del lato da cui si vola. E niente, io non ho una storia chissà che alle mie spalle, ho una storia normale che secondo me accomuna tantissime persone della nostra età, della nostra generazione. È una storia fatta di pomeriggi a elaborare motorini e a leggere Autosprint, Motosprint e a guardare le gare in TV, come dice Tom Cruise in Giorni di Tuono, le ho seguite alla televisione. No, io sono figlio di due operai, mio padre un operaio in pensione, mia madre lavorava con mio padre in una famosa azienda che è fallita negli anni 90, la Fochi, tra l'altro è famosa, so che è stato un crack grossissimo negli anni 90, è finita anche nei libri di economia, tipo un case study su tipo cosa non fare con un'azienda. Mio padre venne messo in pensione al fallimento dell'azienda, trovarono un modo per liberarsi di lui in questa maniera, mia madre invece adesso fa l'impiegata comunale, poveretta lì che fa le tacche sul muro in attesa della pensione. E quindi niente, io vengo da una famiglia estremamente normale, vengo un pochino come il bambino Gesù, tanto siamo vicino a Natale, da umili origini. Secondo me la vera svolta nella mia vita l'ha data mio fratello, che non lo cito sempre. Mio fratello è progettista da Malossi, sì. Quindi io sono cresciuto a Calderara è alle porte di una zona industriale, che è la zona industriale del Bargellino, con Malossi, quindi c'è poco da fare, no? Così come molti piloti di Formula 1 sono tali perché sono cresciuti vicino a una pista. Io sono così perché secondo me Malossi ha avuto un'influenza importante su quella che è la vita dei giovani a Calderara. Magari oggi un po' di meno perché i motorini non ne girano, ma fino ai primi anni 2000, dagli anni 70 in poi, con il boom delle 125, sì, dei Cuboni, sì, sì, dei Ciao, poi degli scooter. Tutti i giovani l'avevano, insomma. Sì, cioè a Calderara c'era questa roba qua del motorino elaborato, probabilmente più che in altri posti, proprio per la vicinanza con Malossi. Quindi niente, in tutto ciò io vengo da una vita, da una gioventù normalissima per quelli che hanno la mia età, fatta di musica dance di dubbio gusto, tubetto del gel sotto al motorino, sotto la sella, e motorini elaborati. E la vera differenza, secondo me, l'ha fatta il fatto che poi, no, in tutto ciò, la vicinanza con l'aeroporto. Mio padre è appassionato anche lui di aeroplani e da bimbo io ho delle foto da qualche parte, mi portava in spalla a guardare gli aerei che decollavano sulla terrazza dell'aeroporto. Quindi io sono veramente cresciuto con mio fratello in mezzo ai motori, i motorini elaborati, mio padre mi portava all'aeroporto. Mi ricordo che alla sera a tavola si cena e ogni 3x2 bisognava star zitti perché decollava un aereo. Poi ricominciamo a parlare, adesso non si sente più perché hanno messo le barriere antirumore, ma fino a qualche anno fa Calderara era così, di notte gli aerei tutto andare. Sì. Gli aerei entrano in circuito di traffico sopra Calderara, quindi è già facile. Così, e la grande differenza secondo me l'ha fatta il fatto che, secondo me, io sono pronto per essere diagnosticato, è il fatto che io ho una gravissima sindrome di Peter Pan, ovvero non sono mai stato capace a un certo punto di dire basta, è ora di crescere.
è ora di farsi una vita normale. Non so bene come spiegarlo, però io, se io adesso guardo tutti i miei amici della mia gioventù, nella loro vita c'è stato un prima e c'è stato un dopo. Un dopo fatto di, ok, basta, motorino, prendo la macchina, mi trovo un lavoro, prendo una casa, cioè... famiglia, eccetera. Adeguarsi un pochino a quello che la società, volente o nolente, sì, ti chiede, no? Diventare persone normali. Io questa cosa non ci sono mai riuscito. Non ci sono mai riuscito, ci ho provato, ma non... cioè, quando io da bimbo dicevo che volevo fare il pilota d'aereo, io ero serio. Cioè, io ero serio, volevo fare il pilota d'aereo. E il fatto che io non ci sia mai riuscito per vari motivi, uno di questi è che io nel 2004, no 2005, mi sono arruolato in Accademia Aeronautica per andare a fare i test per diventare pilota, non ho passato i test per un problema alla vista. Poi probabilmente non li avrei passati perché c'erano tipo 40 posti per 2000 persone, di questi 40, 30 probabilmente erano già occupati da, sì, da gente raccomandata o figli di, e quindi comunque non ce l'avrei fatta. Ma quando io dicevo che volevo fare il pilota d'aereo, ero serio. E io nella mia vita non sono mai riuscito a scendere a patti col fatto che non ci sarei riuscito. Quindi a un certo punto sono tornato a casa da Roma, da Guidonia, e c'è stato veramente un momento in cui mi sono dovuto dire, vai, adesso cosa faccio? Io non so più cosa fare della mia vita, io voglio fare quello. Sì, posso fare un altro lavoro, posso andare a fare il progettista, l'ingegnere, quel cavolo che volete, ma io volevo fare quello. È un pochino come quando mi ricordo che da bimbo andavo nei negozi di scarpe e io volevo un modello, e puntualmente non c'era il numero. E allora ne compravo un'altra. E mi ricordo che mia madre mi ha sempre insegnato non comprare un surrogato, non comprare un ripiego, perché comunque vada, tu vorrai quello, no? Piuttosto aspetta. Magari dopo gli ritorna il numero. Andiamola a cercare da un'altra parte. Però io quel giorno volevo tornare a casa con la scarpa e ne comprare. E non ci sono mai riuscito. Quindi, niente, io mi ricordo, io ho anche una sorella, mi ricordo che una volta con mia sorella le dissi, ma come faccio a fare un lavoro che non mi piace? E lei mi dice, la vita è così, cioè, questa qua è una cosa che ti devi fare andare giù, perché la vita è così, non è che a tutti piace il lavoro che fanno. Io però non ci sono mai riuscito. Ci ho provato, ho fatto l'università, che anche lì io, che poi arriviamo a Rolling Steel, la mia università io non l'ho fatta, io ho fatto chimica, perché volevo diventare un chimico. A me piaceva chimica, a me piace la scienza, mi affascinano i materiali, soprattutto mi affascina l'acciaio. Non so, è nella parola acciaio che io trovo qualcosa. Io ho fatto chimica dei materiali. E non l'ho fatta perché volevo diventare chimico, volevo lavorare, mi piace, volevo saperne di più. E allora ho fatto quello. Così poi, dicevo, ci arriviamo, Rolling Steel non è nato come un progetto di business. Mi piace, lo faccio. E quindi io quando ho iniziato l'università, boh, facciamola. Poi l'ho fatta, è andata bene, mi sono divertito. Poi una volta finita l'università, ok, devo andare a lavorare. Ah, che palle. Questa storia che devi lavorare, no? Sì. Purtroppo viviamo soprattutto le persone negli strati della società, uso di termini un po' forti, spero che mi si potrà perdonare, un po' più bassi, no? Perché nel mondo esistono i professionisti e quelli che lavorano per i professionisti, no? Io vengo da quella parte lì e viviamo un pochino con questo incubo, con questa pesantezza, questo zaino, questa spada di Damocle del lavoro, il lavoro, no? Devi lavorare. Niente, devo lavorare, mi ricordo mio padre, vai a lavorare, mio fratello vai a lavorare, la mia fidanzata dell'epoca, devi andare a lavorare, andiamo a lavorare, va bene, vado a lavorare, vi faccio contenti. E trovo lavoro in un'azienda, Sala Bolognese, fuori Calderara, azienda che vende acciaio, e stando a sentire loro, ero consulente, avrei dovuto fare consulente per i trattamenti termici, cioè quindi era una specie di ufficio tecnico commerciale, mi chiamavano i clienti, ciao, io devo fare le graffette, che acciaio mi consigli? Ah, guarda, boh, magari non ti consiglierei un 52 silicio 7 perché acciaio per mollo, non va bene, adesso faccio l'asino. In realtà no, mi avevano assunto perché io, compiendo gli anni in dicembre, era il 2015, avevo ancora la possibilità di entrare come apprendistato. Avevo ancora 29 anni. Quindi in realtà è stata un'operazione frustrante, perché io venni messo all'entrata degli uffici ad aprire la porta, a prendere ordini telefonici, in un ufficio con due donne che secondo me vedevano nella nuova leva un pochino la minaccia per loro, che minaccia di che? Cioè, avevano 60 anni, e mi hanno messo sotto. Poi io purtroppo, anche un po' per carattere, sono uno che si fa mettere un po' sotto, non sono una rivista, non sono uno squalo, squalo ci nasci, non ci puoi diventare. Mi mandavano a fare i corsi per l'apprendistato, io mi ricordo che io avevo un dottorato in chimica, ero tornato alle mie ex scuole superiori, sono perito meccanico agli Aldini,
a fare i corsi per l'apprendistato con dei ragazzetti magari usciti ieri da scuola a tenermi lezione a me. Sono un ragazzo che io 6 mesi prima tenevo lezione all'università. Cioè, è stato molto frustrante. E tra l'altro, tempo fa, neanche a farlo apposta, ho ritrovato questo diarietto che io lo scrivevo quando lavoravo là. E io là è stato lì che ho scoperto di saper scrivere. Ah, bello, interessante questo. Diciamo, qua mi fa morire. Era l'8 luglio 2014. Arrivata busta di giugno sono 1300 euro, nel conto ho 2600 euro. Ma tra l'altro c'era all'epoca, mi scrivevo tutte le spese perché io sono un po' uno spendaccione. Ci sono delle pagine tipo nel conto ho 40 euro. E a un certo punto scrivo che non ne posso più. Ero arrivato a scrivere, adesso non le trovo. Vabbè, qua ho la foto di mia nonna che è morta mentre lavoravo là. Che mi ricordo che chiesi un permesso per andare al funerale di mia nonna, la capo ufficio mi ruppe le palle, mi disse: no, non è un parente di primo grado. Detto, Cristo santo, ma Madonna. potrò andare. Ma era, il punto era farmela pagare, Sì. Sì. era rompermi le balle. Disegnavo aerei già. Ebbene anche. E niente, adesso non trovo le pagine in cui scrivo. Mi devo fidare, stare sereno, va tutto bene. Cioè, ero arrivato a ripetermi che va tutto bene. Sì. Niente, io ero arrivato a un punto che non ne potevo più. Non ne potevo Stavi più. Ma scoppiando, in poche mi parole. stavo adeguando a un modello di vita che non è mio. Non era il tuo, sì. E secondo me è sbagliatissimo. E il fatto che tutti, molti lo facciano, non vuol dire che sia giusto. Perché secondo me, se viviamo in un mondo in cui, soprattutto in questo preciso momento storico, c'è una profonda crisi sociale. Secondo me è anche per quello, perché le persone non sono dove vogliono essere, non fanno quello che vogliono fare. E molto spesso ti dicono: ma come faccio? Ho bisogno dei soldi per pagare l'affitto. È vero, però esiste anche una vita in cui si fanno delle scelte oculate. Io mi ricordo che un giorno ero in questo ufficio, è arrivato dentro un operaio che mi chiese di fare delle fotocopie. Dottorato in chimica, Sì, non a fare le sì, sì. fotocopie, ma io le faccio le fotocopie perché mi ha detto di farle, io te le faccio anche fatte bene. E disse: ma cosa di fare? Ah, mi hanno appena fatto un contratto a tempo indeterminato, ho fatto un prestito per comprare la macchina nuova. Ho detto: ma che macchina compri? Ah, un Audi A3, mica, ho aperto il foglio, era tipo 50.000 euro, no, 37-38.000 euro di macchina. Ho detto: ma non la comprare, non la comprare, ma io voglio l'Audi. Ma ti hanno fatto un contratto a tempo indeterminato ieri, capisci che diventi schiavo di quella macchina? Dopo tu passerai i prossimi 5, 6, 7 anni che a lavorare per pagare la macchina che ti serve per venire al lavoro, stai libero. Io all'epoca avevo trovato il lavoro, anche io l'ho fatto subito, sono andato a vedermi la macchina nuova. E poi alla fine non l'ho comprata perché mi sono reso conto che sarei stato schiavo di un lavoro che non mi piaceva, di una vita che non mi piaceva Per per pagare pagare la quell'altro. macchina. No! Ho girato per più di 12 anni con una Seat Ibiza, comprata usata nel 2004 da mio padre, che all'epoca lavorava in un concessionario e me l'aveva tirata fuori. E non si può dire che mio padre era in pensione, ma lavorava in un concessionario, Ma vabbè. sì, L'ha si può fatto, dire. mio padre faceva oltre alla pensione, faceva un altro lavoro per aiutarmi a fare l'università e non l'ho comprata perché mi resi conto che stavo per infilarmi in un imbuto in cui tutti ci si infilano, da cui non sarei più uscito e ho deciso di mantenermi fluido. Poi io adesso ce l'ho qua da qualche parte, non lo trovo, vabbè. Poi niente, poi una sera ero in un locale in centro a Bologna, allo Stria del Sole. Lo Stria del Sole è famoso perché ci andava Lucio Dalla ed è un locale molto bolognese, molto guascone. Secondo me è un locale che poteva funzionare solo a Bologna e difatti ha smesso di funzionare perché ha cambiato. E allo Stria del Sole non ci vai a mangiare, nonostante sia un'osteria. Ci vai a bere. Il mangiare te lo porti te da casa, oppure lo compri fuori, vai lì e te lo metti sul tavolo. Si beve e basta. Io andavo lì a fare serata con un mio amico e soprattutto mi ricordo di questi venerdì sera in cui mi distruggevo, perché ovviamente era venerdì sera, dovevo morire. E mi ricordo questi venerdì sera. Votati alla distruzione, al caos, salvo poi sabato stare in casa col mal di pancia e la domenica stare peggio perché lunedì dovevo andare a lavorare. Io mi ricordo che la domenica sera non volevo andare a letto, perché andare a letto voleva dire che arrivava lunedì mattina. Entro in sto locale un venerdì sera, beh, vedo un tavolo imbandito con delle studentesse sedute, studentesse piatto ricco, mi ci ficco. Mi siedo, inizio a fare l'asino con due ragazze e c'era una fetta di salame. Io mangio, era roba degli altri, proprio una bestia. Se mi vedessi adesso mi starei sulle palle, probabilmente. E niente, arriva una ragazza, mi fa. Io ero steso proprio da bestia, a gambe lunghe sulla sedia che mangiavo. Mi fai passare? Io l'ho guardato e ho detto no. Le fa, vabbè, allora mi siedo qua. Si è seduta lì, abbiamo iniziato a parlare ed era Isabella. Sì.
la mia attuale compagna, quella sera ci siamo trovati e io non so che cosa mi ha scattato in lei, se non fosse che adesso stiamo ancora assieme, sono già passati più di 8 anni. Fatto sta che poi abbiamo iniziato a conoscerci, era ottobre, poco dopo c'è stato il mio compleanno e lei mi ha regalato una copia di un libro che forse è là, non lo so, fammi vedere se lo vedo al volo. L'ho visto prima, girando per casa. Vabbè, Due di Due, di Andrea De Carlo. Mi piacerebbe... Sì. Che parla di? Ah no, sai dov'è? Sulla mia, sul mio comodino in camera. E un po' di libri sparsi. Ne ho di libri, mi piace leggere. Niente, Due di Due racconta un pochino di questo. Il libro è ambientato negli anni 70, un po' un romanzo generazionale. Come puoi vedere, di macchine non parleremo. E racconta di una persona che non trova il suo posto nel mondo. E aspetta un attimo, c'ho Agatha che sgrida. Agatha, smettila di sgridare gli animali fuori, stai qua, stai sul tavolo con noi, buona. Perché il punto qual è? Quando tu hai delle velleità, delle voglie, dei pensieri, e sei circondato da persone che non fanno altro che dirti ma smettila, ma vai a lavorare, ma cresci, diventi normale, bla 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 bla, alla fine sai cosa succede? Che ci credi. È un po' come nel film Shutter Island, se tutti dicono che sei matto, dopo un po' ti convinci di esserlo. Ti autoconvinci. Sì, sì, sì. Isabella è stata la prima persona che io ho conosciuto in vita mia che mi ha detto, beh ma provaci, cavolo ma cosa stai ancora a fare lì? Dai, o troviamo un modo. E mi ha regalato sto libro, e io in questo libro, perché potrei citare Fabio Volo, potrei citare anche Fabio Volo nel libro Un posto nel mondo, che non è un titolo a caso, oppure nel suo libro È una vita che ti aspetto, che parla dell'idea del trovare un proprio posto nel mondo anche lì. Ma parliamo di Andrea De Carlo, che si dice Fabio Volo, la gente non ti crede, cioè non ti prende seriamente. Io per la prima volta in vita mia ho trovato un libro famoso, di un autore famoso, che mette nero su bianco quello che io provo. Ho detto, madonna, allora vedi che non sono io quello scemo. Allora esistono queste domande. Non esistono, non sono solo domande, come mi faceva notare mio padre, citando la Fornero, di uno ciusi, di uno che non vuole lavorare, di uno che vuole qualcosa che non è. Esistono. E io lì ho deciso. E lì, cioè, sono entrato in una cabina telefonica che ero una Seat Ibiza e sono uscito che ero una Porsche GT3 RS. Perché, cioè, avevo l'alettone sulla schiena, perché lì finalmente ho trovato me stesso. Lì è stato il primo passo verso, cioè, ho iniziato a credere in me. E da lì te lo posso garantire, Marco, è andato tutto in discesa. Non ho dovuto far niente. Cioè, la chiave di volta è stata quel libro. La chiave di volta è stato il momento in cui io ho smesso di lottare contro me stesso. Io ho smesso di lottare contro quello che ero e quello che volevo essere. Da lì è stato in discesa, da lì c'è stato, io poi ho sempre avuto secondo me una passione per l'imprenditorialità, mi piace fare cose, con l'azienda ancora lavoravo per loro, io poi mi sono dimesso il 30 settembre, me lo ricordo benissimo, andai, mi portarono in una fiera, il MEXPE, meccanica specializzata a Parma, e c'era un baracchino che vendevano stampanti 3D, wow figo, ho detto ma secondo me tutti gli studenti di ingegneria, che magari fanno tesi in cui progettano, dimensionano cose, proporgli un servizio di service che gli permetta di stampare la loro tesi di laurea, secondo me sarebbe figo, cioè tutti presenti la tesi di laurea, non con solo la tesi analisi della biella del tal motore, ma te ne faccio stampare anche 10, le presenti alle persone, dà un valore in più. Mi sono comprato una stampante 3D con tipo tutti i soldi che avevo, pagata 1300 euro, questo qua lo fece all'epoca, e non ha funzionato. Io ho ancora una pagina Facebook che si chiama 3DT, 32 Torri, sì, bolognese. Ho fatto un paio di lavori pagato per un architetto qua a Bologna che aveva fatto un plastico, gli ho stampato delle case, sono diventato matto. Però non ha funzionato. Però ci sta. Non so chi è che lo diceva, a me piacciono le citazioni, no? Prova, sbaglia, riprova, sbaglia ancora, riprova, sbaglia meglio. Via. E niente, una sera ero sotto la doccia. A me piace, scusami. Mi piace la citazione, fatto è meglio che perfetto. Fatto è meglio che... Oppure... Non è male. Il 99% delle cose che non fai sono dei fallimenti. Esatto, sì. Cioè, no, il 100% delle cose che non fai sono dei fallimenti. Bene. Adesso parentesi. Prima di Isabella io ho frequentato una ragazza con cui ho avuto una storia, secondo me, di dipendenza affettiva, brutta. Tanto bella quanto brutta. Momenti altissimi, momenti bassissimi. Al punto che a un certo punto io sono dovuto andare via da Bologna, perché se c'ero a Bologna io non poteva esserci lei. Cioè avevo bisogno di interrompere in maniera netta. E ho vissuto 6 mesi a Canazei,
lavoravo nel negozio di sci, sempre col dottorato in chimica. Sì. E sono stato su 6 mesi mentre scrivevo la tesi, lavoravo nel negozio di sci, facciamo pubblicità, Peak Sport, non è stata una bella esperienza, l'ho rimossa. Quello di fianco alla, alla cabinovia che da Canazzeva su al Belvedere. Lavoravo lì. E io lì ho scoperto che sapevo scrivere, perché la scrittura era diventato il mio modo di sfogarmi. Cioè io nella rabbia, nella frustrazione, perché se io ripenso al mio rapporto con questa ragazza, penso la parola che mi viene in mente è frustrazione, del non capirci, parlavamo lingue diverse. E io lì ho scoperto di saper scrivere. Torniamo al 2016, so di saper scrivere, mi piace scrivere, uso la scrittura per sfogarmi, ho una grande passione per i motori. Mi piace raccontare, sono un po' un cantastorie, ero sotto la doccia, di qua c'erano Isabella, la nostra coinquilina dell'epoca, Claudia. Sono tornato lì, ho detto, ragazzi, ho avuto un'idea, io adesso mi apro un sito e racconto le macchine. Io all'epoca mi ero fatto prendere bene con la passione per la fotografia, mi ero messo in testa che volevo fare il fotografo. Mm-hmm. E niente, ho fatto un post su un gruppo Facebook, ciao ragazzi, vorrei aprire un sito e... se qualcuno di voi vuole farsi fotografare la macchina, sono disponibile. Mi rispose un ragazzo, Andrea Galassi, con la sua Honda S2000, e quello fu il primo servizio di Rolling Steel. Sono molto fiero del fatto che nella vita si iniziano tantissime cose e spesso le si lascia lì. Io invece con Rolling Steel, secondo me, anche un po' per fiuto, per sesto senso, non ho mai mollato. Cioè, proprio l'ho coccolato, l'ho cresciuto e non l'ho mai mollato. Secondo me sono stato anche fortunato perché Rolling Steel è nato nel 2016. Tra l'altro il primo logo che vi faccio vedere, qua dove tengo tutti gli sticker, questo qua è il logo vecchio. Tra l'altro mi ci fermò la polizia, mi hanno fatto la multa perché hanno visto il patacco che ho scritto gli sbirri muti. Ah! E vedi, il logo è un rullino sì. Che diventa una ruota perché è nato come blog fotografico. Non voleva essere niente di più. Sì, 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 sì. E nacque proprio con l'idea del... che è un'altra domanda che si fa spesso un mio amico. Cavolo, ma io so fare un sacco di cose. Non ho solo il dottorato, non so solo fare le fotocopie. Se te mi dai una chiave inglese, una macchina te la smonto, te la rimonto. Sono un praticone. Com'è possibile che nel mondo nessuno si renda conto di queste mie capacità? Che so risolvere i problemi? A posto sito, magari qualcuno mi nota. Magari, che ne so, voi autosprint... qualche giornale mi nota. È successo poi, spoiler. E comunque, dicevo, nel 2016, secondo me la botta di culo è arrivata poco dopo, perché nel marzo 2016, che ero lì, sì, andavo, ma facevo, che ne so, 10-15 lettori al giorno. Ho avuto un'idea, ma proprio così, cling, lampadina. Merda, tiro sul telefono, chiamo mio fratello, gli ho fatto, si chiama Emanuele, ma non posso venire un attimo da Malossi a fotografare lo zip di Sanchini? Vieni, college. Boh, prendo la macchina, vado da Malossi, c'era anche Isabella, Malossi è ancora la sede vecchia. Ah, niente, fotografiamo lo scooter di Sanchini, pubblico quel famoso articolo dello scooter, che è un articolo a altissimo tasso di nostalgia anni 90, più che anni 90, primi anni 2000. Sì. Niente, pubblico, cling, clicco. Erano le 13.01 di un giorno a caso, non mi ricordo il giorno. 13.01 perché io ho la passione per i numeri primi. Ah, niente. Mi ricordo che ero all'università, perché all'epoca avevo chiesto al mio professore dell'università di ricavarmi uno spazietto per seguire Rolling Steel, che non avevo tutta questa postazione, no? Avevo il mio Mac, così. Andavo lì a lavorare. Avevo nel mio vecchio laboratorio, che era occupato da altra gente, mi ero fatto uno spazietto su una scrivania. Boh, torno a casa, arrivo su, apro il computer, mail, e niente, l'articolo nel giro di un paio d'ore era diventato virale. Vado su Google Analytics, 10.000 persone sul sito. Mi arriva una mail dall'hosting, con scritto, amico, che tu hai pagato per 1.000 visite al giorno, non 10.000 all'ora. Paga o ti tiriamo giù il sito. Porca troia. E mi ricordo che dovetti comprare il servizio Enterprise Plus, che neanche l'Apple, secondo me, paga così tanto di hosting, ma parliamo tipo 600 euro, di tasca mia. Niente, buono, vado a letto, l'articolo impazzito. La mattina mi sveglio, guardo il telefono, ancora 2-3 mila persone sul sito. Ho detto, non è vero. E niente, e lì ci ho creduto. Lì
mi sono reso conto di aver creato qualcosa che stava funzionando. Botta di culo con lo zip di Sanchini. Mi chiamò Malossi, mi dissero: guarda, ci è piaciuto molto quello che hai fatto, ci piacerebbe che tu collaborassi un po' con noi, però sai, ci vuole la partita IVA. Io così, partita IVA. Io sono un impiegato, io sono figlio di Egidio, sono figlio di un operaio, imprenditore io. E lei è stato uno dei più grossi scogli della mia vita. Isabella, che lei viene da una situazione sociale diversa dalla mia, il papà di Isabella era uno dei più importanti dentisti bolognesi, quindi lei viene dal mondo dei professionisti e quindi sa, in quel mondo lì sanno anche come muoversi. Sì, sì, sì. E la migliore amica di Isabella è un magistrato. Io ho scoperto 3 anni fa che cos'è un magistrato. Figurati se io da piccolo, da grande voglio fare il magistrato, non so neanche che esistesse. Il migliore amico di Isabella adesso a Houston è un chirurgo cardiovascolare. Cioè, se io guardo i miei amici, uno fa il gommista, uno fa il magazziniere, l'altro guida il camion, siamo altre persone. Isabella mi dice: guarda, io ho un amico commercialista molto molto bravo, che è tuttora il mio commercialista, che quando mi chiedono ma com'è il tuo commercialista, io rispondo citando Boris: è il figlio di Mazinga, cioè è un fenomeno il mio commercialista. Lui mi prese sotto braccio e mi disse: non ti preoccupare, facciamo una partita IVA, non ti costa nulla, bla 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 bla. Niente, faccio la mia partita IVA e inizio a collaborare con Malossi. Fatto sta che poi le cose non hanno funzionato, e anche perché io non sono più stato capace di mollare Rolling Steel. Cioè Rolling Steel ho martellato duro, bam bam bam, non ho mai mollato. E ho aspettato che il volano girasse, e alla fine il volano ha girato. Cioè, perché alla fine il volano va lanciato, ma una volta che lo lanci, poi prende velocità da solo. No, non è vero, però l'idea è quella. E niente, poi a forza di insistere, collaborazioni, sono andato a fare le foto al Motor Show, lì ho conosciuto i ragazzi di motorsport.com. E no, sei minchiata, non è così. Uno dei primissimi follower di Rolling Steel è un ragazzo di Roma, Alessandro Roca, che adesso è il braccio destro di Coletta in Ferrari, in Jazz. No, sì. Non è Jazz, loro è programma ruote coperte. Sì. Lui all'epoca faceva giornalista per Vroom e lui aveva fondato un sito che si chiamava Petrolhead Italia, non molto noto, però all'epoca girava un po'. Lui collaborava con Vroom, che è la rivista dei kart. Sì. Devono andare a fare un servizio a Lonato. Il fotografo di Vroom era di Bologna. Il fotografo di Vroom non poteva quel giorno. Lui chiama me, mi scrive sul Facebook di Rolling Steel: ah, guarda, devo andare a fare un servizio su Lonato del Garda, non è che puoi venire te, io seguo Rolling Steel, vedo che sei bravo. Andiamo su. Vado su, faccio le foto ai kart. Quando sei lì, capita, o mi fai fare un giro sul kart, mi fanno provare un kart, e io provando un kart, cioè, vedete il meme del tipo che gli si accende la luce? Sì, sì. Io non so se tu hai mai provato un kart. Sì, sì. I kart vanno forte per davvero. Io era 125 o... Era un 100 monomarcia, 100 monomarcia, ma motore Formula A, quelli da 20.000 giri. Quel giorno provai anche un 125. Io a Bologna, uno dei miei migliori amici, che si chiama come me, e lui è un ex pilota di kart, lui corse il mondiale nel 2014 con Vettel. No, 2014 no, Vettel era già in Formula 1. Negli anni precedenti, lui ci sono un paio di classifiche dell'epoca, cioè, e lui in una gara batté anche Vettel. E lui ogni tanto mi capitò di andare in giro a fargli in pista a fare delle foto, mi fece provare il suo kart. E allora, il 125 è una cosa che non esiste. Cioè, io ho provato macchine potenti, la Aventador SVJ un paio di settimane fa, l'ho avuta per una settimana, qualche anno fa mi è capitato di provare la Ford GT nuova, perché sì, venni chiamato a fare le foto quando fece il servizio TG2 Motori con la Lettner, e fece un giro con un kart 125, va di più. Cioè, un kart 125, uno devastante. Se non l'ha mai provato non ci crede. Devastante. È devastante. Ma la prima ti dimentichi come ti chiami, sì, perché proprio strappa. Ma quando metti la quarta, che inizia a prendere velocità, fa paura, perché cioè, lo senti che ne ha. È una figata incredibile. Poi sei a un centimetro, sì, da terra, no, quindi senti proprio tutto. Poi cioè, è tutto troppo il kart. Quel giorno mi fecero provare sto kart, ho detto: no, vabbè, ma che figata è anche lì. Se tu non hai mai provato un Formula A con questi 100 che salgono di giri, fanno 20.000 giri. Yeah! Cioè, non è vero. Sono tornato a casa e ho scritto, perché io scrivo per sfogarmi. Sì, sì, sì. Mando l'articolo a Vroom, Rocca, fallo vedere al direttore di Vroom. Buona, mi aprono la rubrica su Vroom. Da Vroom ho fatto le foto al Motor Show, perché anche sì, lì mancava un fotografo, mi hanno chiamato. Ho collaborato con loro, che sono stato l'inviato per la Superbike. Tra l'altro bellissimo, mi è capitato di andare a seguire la gara a Donington,
Io andrei a vivere a Donington domani. Poi per me l'Inghilterra ha un fascino irresistibile. E nel frattempo però Rolling Stone continuava a pompare. Poi... gli articoli aumentavano. Sì, però continuava con sta roba del cercare le macchine, chiami, ciao, posso fare la prova della tua macchina? Sì, no, ma boh, forse, no. Una guerra infinita. Con Motorsport è finita perché non avevano più budget per farmi andare in giro, purtroppo, perché mi piaceva. E poi, durante la trasferta di... come si chiama la pista? Quella in Spagna, quella in Culeloup, in mezzo al deserto, dove fanno Aragon. Sì. Ero appena atterrato, avevo noleggiato la macchina, ero in macchina che andavo verso Aragon, suona il telefono, un numero che non conosco, era la redazione di Auto. Da lì ho iniziato a collaborare attivamente con Auto, mese dopo mese, avevo la rubrica dedicata alle Young Timer, che fondamentalmente, e con Auto c'era stata la possibilità di entrare come giornalista vero, quindi per un po' ho fatto le prove, ho girato tantissimo, ho viaggiato, e poi è arrivato il Covid, che anche lì, apriamo una parentesi, a me sta sulle palle quando mi dicono, che io magari mi lamento, no? Ah, ma cavolo, è difficile fare sto lavoro, ah, è un periodo sfigato, una volta non era così. La nostra è la generazione del una volta non era così, purtroppo, ma è così in tutto, perché il periodo sfigato va avanti dal 2001. Aspettate che c'è Agata che vuole entrare, vieni. Prego. Prego, è dal 2001 che è un periodo sfigato, perché qualunque cosa sta andando un po' a remengo, ma perché sta andando a remengo il mondo dei nostri genitori. E noi che non ho 19 anni, ma ne ho 37, io che quel mondo per i miei primi 10 anni, 10-15 anni l'ho vissuto... mi viene secondo me anche naturale cercare di ricrearmelo. Ovvio che se nasci nel 2009 o nel 2012, che nasci col telefonino in mano in un mondo già cambiato, invece io ho visto il mondo cambiare. È vero, sì, anch'io. E è arrivato il Covid, non puoi più provare le macchine, non puoi più fare niente. Cristo santo, che cavolo. Niente, fu in quel periodo, fu inizio 2021, che mi scrisse un ragazzo di Torino, fan di Rolling Stone, giornalista anche lui, ma perché non fai un libro in cui raccoglio i tuoi articoli? E io ho sempre avuto, cioè, credo si veda che la passione per la carta stampata l'ho sempre avuta. Mio padre mi ha sempre detto che l'edicola di Calderara l'ho tenuta aperta io, perché io compro i giornali, li compro ancora i giornali. E io gli risposi, lui mi convinse, mi fece vedere delle altre cose, e a me, io quella voglia ce l'avevo, dentro di me c'era. E io gli dissi, di brutto, ho detto, ah, questo sarà anche il titolo del libro. Cioè, punto, è stato... perché, come te l'ho detto... è nato così il titolo. È tutto naturale. Cioè, questo titolo non c'è stato un CDA, un brainstorming, sì. Come direbbero a Milano. No, non c'è stato niente. È stata un'idea che è nata, è venuta così. Rolling Steel è uno starnuto, non è una roba pensata. Però c'è un problema. Da fare un sito, avere un blog e avere questo in mano... c'è di mezzo notaio, avvocato, commercialista e tanti soldi. Immagino. Perché, lo dico senza vergogna, cioè, tanto di brutto due, che è quello a cui siamo arrivati adesso, io per avere in mano questo ci sono almeno 36-37 mila euro di spesa, solo per avere in mano il libro, fra grafico, mica grafico, tipografia e anche il mio tempo. Sì. E... che poi è per questo che magari molti se lo chiedono, che lavoro sempre con le prevendite, perché io non posso permettermi di stampare 50.000 copie, venderne 3.000, gli altri dove me li metto? Sì, sì. Io stampo quello che vendo, ma per forza di cose, ovvio, quando ne vendo 3.000 ne stampo 3.200, perché 200 fa comodo averli lì, però quelle sono le cifre. Sì, sì, sì. Adesso vedo che molte riviste stanno chiudendo. Notizia di qualche giorno fa che la Domus chiude 4 testate. Auto italiana tra cui, e Ruote Classiche. Ma loro hanno delle spese mostruose. Io sono andato su in redazione a 4 ruote, che è tipo il mio sogno avere una redazione così. Ma spese mostruose. Ma poi loro stampano. Poi quello che non vendi va al macero. A parte che trovo che sia profondamente antietico nei confronti dello spreco della carta. E poi non è sostenibile al giorno d'oggi una cosa così. Non puoi pensare di stampare veramente 30.000 giornali per vendere a 10.000. Gli altri 20.000 dove vanno? Cioè, sono spese buttate via. Buona grazia se ci vai, pari. E quindi così. Quindi io nel 2021 mi è venuta questa idea, anche lì ci ho creduto, questa qua è rara, inestimabile, ci ho creduto. Mi sono scaricato una copia di InDesign craccata.
Sono andato a Cervia, Isabella c'ha un piccolo appartamentino a Cervia e mi sono chiuso là un paio di settimane e sono tornato a casa con il PDF di Di Brutto. Lì mi ha, che tra l'altro è anche scritto nei ringraziamenti, mi ha aiutato Federico di HTD, che è questo microbrand che fa orologi, lui è un grafico, mi ha aiutato a mettere giù un po' le idee, perché alla fine la potenza la devi anche mettere in terra. Poi io avevo il PDF in mano, avevo fatto un PDF, no? Ho chiamato una tipografia qua a Bologna e gli ho fatto vedere il PDF, mi ha detto sì, però ma mi serve un esecutivo di stampa. Io gli ho guardati, io ho preso tipo il computer, gli ho fatto così. Cioè, non so cosa stai dicendo, non so cosa sia un esecutivo di stampa. E lì, cercando su Google, grafico editoriale Bologna, ho trovato un ragazzo che si chiama Simone Piccinini, che è un art director di Nonantola, Modena, e lui è stato, io gli ho dato il mio PDF e lui l'ha convertito, ha fatto alcune modifiche e l'ha convertito in questo qua, ha aggiunto un po' di cose, l'ha sistemato e l'ha reso pronto per la stampa. Simone poi ha curato Di Brutto 1 e Di Brutto 2. Per quanto riguarda invece Di Brutto 3, probabilmente sto valutando l'idea di cambiare un po' strategia e affidarmi a uno studio di design qua a Bologna, anche perché ho il terrore che Di Brutto mi invecchi fra le mani e quindi non voglio. Già Di Brutto 2 a me piace da morire, secondo me è il più bello dei tre, ma è un po' pesante. Lo vedo un po' troppo maturo, vorrei recuperare un po' della leggerezza del primo numero, senza perdere ovviamente la qualità dei contenuti. Quindi onde evitare che il progetto mi invecchi fra le mani, che poi mi trovo con un volume 4 che poi fai fatica a venderli, voglio cambiare un po' strategia e anche cambiare linguaggio grafico. Addirittura mi piacerebbe arrivare in un futuro fare ogni volume un art director diverso, perché a me piace il design, mi piace la cura della grafica, lo stesso Rolling Steel, il sito, è un progetto grafico fatto da solo, anche lì lì questa è una storia molto divertente. Sentiamo. Quando ancora stavo con quella ragazza, con quella storia... Quella andata pazza. Ma no, pazza è perché lei dirà che ero io quello pazzo, eravamo pazzi entrambi, eravamo pazzi di noi, sì. Una brutta storia. Una sera un pomeriggio vado in libreria qua a Bologna, perché mi piacciono i libri, e mi sono comprato la monografia dedicata a Cinelli, Cinelli le biciclette. Cinelli è stato forse il primo marchio della storia, nel mondo delle biciclette, a unire l'idea di bicicletta con l'idea di design. È un marchio milanese, quindi ci sta. Cinelli non è solo bici, è anche un po' moda. Compro sto libro, arrivo a casa, lo apro, perché me l'ho fatto aprire per vedere come era, costa tipo 80 euro. E niente, mi trovo dentro un post-it con il numero di telefono della ragazza che me l'aveva venduto. Io l'ho chiamata, perché con quell'altra tanto eravamo ai ferri, era un periodo in cui non andava bene. Sì. L'ho chiamata, poi quella sera siamo usciti, la mattina dopo mi sono svegliato a casa sua, vado a fare colazione, abbiamo fatto colazione, aveva dei coinquilini, lei era una studentessa fuori sede, e conosco il suo coinquilino, mi ricordo sto omone gigante, tale Domenico. Ci ho fatto balotta, ci ho detto due cagate, finita lì, amici su Facebook. Quando io ho deciso di aprire Rolling Steel nel 2016, quindi parliamo di già 3-4 anni dopo, scrivo sul mio Facebook, è tutto lì, cioè si trova, se andate sul mio Facebook si trova. Sì, sì. Cerco graphic design, web designer a Bologna per aprire un sito. Il primo commento, Domenico Latosa, alza la mano, era lui Domenico. Cioè, era il coinquilino di una ragazza che io ho conosciuto, ci ho passato una settimana, due, sì e no, finita lì. Domenico, anche ieri l'altro, l'ho sentito, è il ragazzo che mi ha fatto Rolling Steel. Ha seguito le mie direttive, ma tutto il lavoro sporco a livello di programmazione web l'ha fatto lui. Cioè, la mia vita, se io sono qui, è frutto veramente di una serie di tante... Vedete i detecti, no? Che uniscono i puntini con i... Sì, casi, sì, sì, uguale. Un fil rouge. Uguale, cioè, da mio fratello che lavora da Malossi, mio padre che mi porta all'aeroporto, e... Mi ricordo come fosse ieri, nel 2000, andammo a Fiorano a guardare Schumacher che provava l'F1 2000. Sì. A Fiorano. Io non mi scorderò mai il rumore che fece quella macchina uscendo dai box. Mi ricordo che si sentiva proprio e poi a un certo punto cioè che la macchina era viva in quei 2000 giri, tutto il resto era niente.
E mi ricordo mia madre che si mise a piangere. Mia madre che si commosse ascoltando il V10 di Maranello urlare. Per probabilmente il 99,9% delle persone è finita lì. Io ce l'ho ancora dentro. E io quando provo una macchina, quando scrivo, quando vedo passare un aereo, io ancora... l'anno scorso con Isabella siamo andati a vedere i 60 anni delle Frecce Tricolori a Rivolto, no? 2-3 anni fa. A un certo punto ci sono delle foto che pioveva, io con il caldasole, perché io mi metto a piangere. Io se vedo passare un aereo, quando sento il rumore di un aereo da combattimento, io mi commuovo, io non so perché. E io riesco ancora a emozionarmi, questa è la suocera che sgrida Lucio, io riesco ancora a emozionarmi come quelle prime volte lì. E questo secondo me è fondamentale per riuscire a trovare la forza e la spinta per andare avanti. Beh, l'emozione è importante. Tutto lì. Importantissimo, gira tanto lì. Sì. E basta. Questo è un po'... Un sentimento... Cioè, c'è tanto che... amore. Sì. C'è tanto amore in Rolling Steel. Io sono, sono molto fiero di me, perché Rolling Steel non è nato, ripeto, come un progetto di business, come molto spesso nascono. Io, lavorando un po' con i giornali, un po' ho capito come funziona. Ad esempio, io so che le case auto hanno ogni anno dei fondi destinati al marketing, no? E ci sono siti web, non faccio nomi perché non sta bene, che nascono perché magari, allora, tu hai un contatto, che ne so, con Audi. Audi ha 50.000 euro da spendere in pubblicità. Bene. Io apro un sito, così io prendo quei 50.000 euro, poi in quel sito ci metto la pubblicità di Audi. E capita che ci sono siti che sono illeggibili, tu devi cercare l'articolo fra una pubblicità e quell'altra. Sì. Ma l'articolo non è un articolo scritto da un giornalista con una passione, quello è un progetto di business, è un articolo, è un sito nato perché c'era bisogno di un posto in cui mettere quelle pubblicità. Su Rolling Steel, su Di Brutto, pubblicità non ne troverete mai, perché io ho deciso che non ci deve essere. Io, a me dispiace dirlo, io non guadagno con la pubblicità, ma guadagno con i ragazzi, le ragazze, le mamme, i papà che comprano Di Brutto. Ma perché Rolling Steel e Di Brutto è un progetto fatto per voi. Non è fatto perché devo incassare i soldi di Audi, Volkswagen, ci tengo a dirlo, mettiamo un asterisco, BMW le dico tutte, cioè potrei... Donkerwort o Isotta Fraschini, un nome a caso, dico quella perché è la A, mi viene in mente Audi. Rolling Steel è un progetto nato da me, prima di tutto per me, perché avevo bisogno di mettere giù questa passione. Poi vi è piaciuto e allora è diventato per voi. E non ci sarà mai pubblicità, perché non voglio. Anche perché se io devo mettere la tua pubblicità, dopo devo adeguare il mio linguaggio stilistico alla tua pubblicità. Qualche anno fa venni preso a collaborare da un noto sito web che solo dopo scoprì che volevano fare fuori Rolling Steel. Secondo me non era il loro primo obiettivo, ma tiravano lì. E fa morire da ridere perché loro mi avevano messo il divieto di scrivere anche su Rolling Steel. Ma loro parlavano di Formula 1 e macchine. E io un giorno non ne potevo più. Rolling Steel ospita diversi giornalisti, non dico famosi perché famosi è una parola esagerata, ma diversi giornalisti professionisti noti, sì, che li conoscete, sì. Se li noto è, sì, che scrivono sotto Rolling Steel sotto falso nome, perché loro con Rolling Steel hanno la possibilità di dire quello che sui giornali pagati non possono dire. Nel momento in cui tu apri un giornale e hai una pubblicità della Mercedes, secondo te puoi scrivere che quella Mercedes ha un impianto di infotainment che non ti piace? Non puoi. C'è un conflitto di interessi. Invece su Rolling Steel, sempre stando attenti perché le querele arrivano a volano a st'altezza, devi... loro lo fanno. Io ho dei giornalisti che scrivono abitualmente sotto falso nome, proprio per divertirsi, per tornare a provare questo piacere. Questa testata mi avevano messo il divieto di scrivere su Rolling Steel, io mi ero rotto le palle di scrivere per loro, che scrivevo praticamente dei comunicati stampa, però loro macchine Formula 1. Rolling Steel parlava di macchine, ci sta, è concorrenza. Isabella, parlo di aerei. Scrivo un articolo sugli aerei, il primo articolo sugli aerei, quello sulle fortezze volanti. E le dissi, però come faccio a firmarmi? Se mi firmo Lorenzo Moro, cioè, non sta bene. E lei mi fa, se lei è sempre seduta là, usa uno pseudonimo, che voi hai ragione. Kaiser Sose. Lei mi fa, no, sei un cretino. Cioè, capiscono subito chi è, basta aver visto i soliti sospetti. Sì. Allora Mister X, la fa, sei ancora più scemo.
venne fuori l'idea di farmi di firmarmi Jean-Paul Mendoza. Ah, perché tra mi firmo Jean-Paul Mendoza, pubblico l'articolo. Guarda, dopo mezz'ora mi è arrivata una mail dall'editore del sito: complimenti, Jean-Paul Mendoza, sei licenziato. Fuori, subito, segato a mezzo, subito. Beccato subito. E da lì Jean-Paul Mendoza è diventato il nome con cui si firma chi non si vuole firmare. Cioè, ci sono degli articoli di Jean-Paul Mendoza, anche miei, che però magari dico cose fastidiose e li firmo. Sì, questa... Non ci ho mai fatto caso su questo. Jean-Paul Mendoza è un personaggio misterioso, è il mio Stig. E basta, no? È una figata. Io mi diverto come un matto con le Stig. E più che altro con quell'articolo degli aerei è arrivata la vera svolta. Perché durante il periodo del Covid non sapevo cosa scrivere, non sapevo cosa fare, non c'era modo di andare fuori a provare le macchine. E decisi di parlare un po' di aerei, che è una roba che secondo me avrei potuto fare molto prima, non mi era venuto in mente, perché io ho una passione folle per gli aerei. Credo che a me Top Gun mi abbia flashato da bimbo come Men in Black, ma ci sono rimasto. Io... Poi quest'anno è uscito con... Pazzesco. E stamattina, prima che arrivaste, avevo Lady Gaga tutto blu. E io da grande vorrei essere Maverick, ma secondo me ce la farò. La scorsa estate sono stato a San Diego a ripercorrere, prima a Bonnem, poi a San Diego a ripercorrere le tappe del film. E no, parlare di aerei è stata una genialata, perché gli aerei, come poi sono arrivati i treni e le barche, sono temi che tradizionalmente in Italia vengono trattati da bacchettoni, no? Un po' da nerd, gente che conosce a memoria il seriale della fusoliera e tutti i dati snocciolati, per me era noiosa, pesante. Sì. Invece io ho parlato degli aerei, poi dei treni e delle barche, alla maniera di Top Gun, in impennata con la Kawasaki, post bruciatori e poi le bar a limonare. E quello è stato un successo enorme. Cioè, gli aerei hanno veramente trascinato Rolling Stone fino a qui e tuttora sono gli articoli di più successo. Cioè, con gli aerei, io ho notato una roba incredibile, con i treni. La gente è smatta per i treni. Perché io non credevo, i treni. Sono gli articoli più letti. E questo ha funzionato molto bene. Io ho rotto le balle anche all'aeronautica militare italiana, mi hanno aiutato in alcune occasioni. Io adesso lo dico, nel caso qualcuno mi possa aiutare, il sogno della mia vita, e mi sto sentendo con l'ufficio stampa della US Navy, ma non vado da nessuna parte, è andare a bordo di una portaerei. Ah. Andare a bordo di una portaerei e fare... Ci sono giornalisti americani che l'hanno fatto, uno per Tom Clancy, ma vabbè, parliamo di niente, ce ne sono un altro paio con i loro libri che sono stati invitati a bordo delle portaerei a fare dei servizi, a far vedere com'è la vita di questi 6.000 uomini a bordo di una nave. Ma sono giornalisti americani. Secondo me, non è che secondo me, cioè, loro non sanno neanche che esisto e non sono neanche interessati a... Però un domani, chissà. A io li sto scrivendo tutto andare. Mi hanno dato il permesso di andare a Norfolk a bordo delle Nimitz che hanno lì, ma sono ormeggiate. Invece io con la tipo ho detto no, io voglio vedere i lanci con le catapulte, ma i lanci con le catapulte li puoi vedere solo in ambito operativo, perché la portaerei, per poter sviluppare il vapore necessario al funzionamento delle catapulte, ha bisogno di andare, perché il vapore viene sviluppato da reattore nucleare. Ultime macchine che hai provato? Allora, l'ultima macchina in ordine di tempo che ho provato è la mia Mazda, con cui sono andato a fare la spesa ieri l'altro, no. L'ultima che ho provato è stata la Ventador SLJ, sì. Che tuttora ogni tanto devo guardare le foto per... Uscirà l'articolo. L'articolo uscirà su Di Brutto 3. Sì. Su Di Brutto 3 doveva uscire, perché era nata questa idea. Ho provato una 458 speciale, ultima vuoto aspirata di Maranello. Dopo che l'ho provata, proprio tornando a casa dalla montagna, perché la 458 speciale l'ho voluta provare sul Passo Fedaia, perché nei miei 6 mesi a Canazei, nei miei momenti vuoti, prendevo la macchina e andavo sul Passo Pordoia, al Passo Fedaia a fare le sgommate. Quindi per me la macchina è una, con l'Ibiza ovviamente, ma per il finale non sulla mia, è una strada che per me ha molto significato. Tornando a casa ho telefonato al mio contatto in Lamborghini e gli ho detto: ascoltami, ho appena provato l'ultima vuota aspirata di Maranello, perché non proviamo l'ultima V12 aspirata non elettrificata di Sant'Agata? Ok. E 2 settimane dopo avevo la Ventador SLJ in garage. La mia idea era di andare, aspetta che c'è Agatha che fa rumore, smettila. La mia idea era di portare la Ventador sul Passo Fedaia, fare un servizio identico, stesse foto, stesse location, e impaginare i 2 articoli identici, cambiando solo, sì, lasciando proprio come un tema lo spazio vuoto. Per una comparazione identica.
Beh, secondo me arrivati a quel punto lì non c'è più meglio o peggio. Sono due cose diverse, sono due modi diversi di vivere la macchina, sono due esperienze eccezionali. E la mia idea era di lasciare lo spazio vuoto dove c'è vuoto V12, dove c'è Ferrari, Lamborghini, articolo identico. Purtroppo la sera prima che mi è arrivata la Lamborghini ha nevicato e non si è potuto fare. Quindi l'ho provata sui Futa e alla fine sono venuti fuori gli articoli diversi. È un peccato, un peccato. E sì, quindi riuscirai comunque ad adattarli? No, la Ferrari andrà sul numero dopo. L'ho spostata al numero dopo per ma anche perché se no, se metto tutto in questo poi dopo non ho più niente per il numero dopo. Invece siccome gli articoli sono tutti molto cercati, studiati, organizzati, voglio, mi conviene tenerla lì. Tanto la 458 speciale è una macchina vecchia, non è che sì, vecchia, sì, sta lì. Anzi, è anche più bello perché il volume 4 uscirà in autunno 2023, l'articolo è stato fotografato nel ottobre 2023 al Passo Fedaia, quindi ci sta, belle foto, belle sì, luci. Sì. È un articolo autunnale rispetto a quello della Lamborghini. Diventa attuale in quel periodo. Esatto. Sì, l'ultima è l'Aventador SVJ, un'esperienza frastornante nel bene o nel male, perché è impegnativa. Non è più solo una macchina, diventa uno stile di vita ed è molesto, perché tu, io l'ho usata come se fosse la mia Mazda. Cioè, tutti i giorni fuori con Lamborghini. Ah, devo andare a pranzo da mia madre. Lamborghini. Non lo puoi fare. Perché la gente ti segue fin sotto casa. E ti fai notare. Non passi più inosservato. E ti fai notare nel bene o nel male. In giro è pieno di gente invidiosa che poi ti rompe le palle. Mi hanno urlato dietro. E ho trovato gente che si sono divertiti a farmi il pelo. Io ti dico, quando gliel'ho riportata, non sono mai stato così felice in vita mia. Uno, perché gliela riporti che è andata tutto bene, bello. Due, è come togliersi una gigantesca zavorra di dosso. Cioè, è tanto bello, ma cioè, non è una macchina che tu compri la macchina e si adatta alla tua vita. Lì è la tua vita che si deve adattare a quell'oggetto. Sì. Non... Che non sempre è facile. No. Il discorso è diverso con la Giulia Quadrifoglio. Poi provate in pista. Che macchina, che te l'hai? Bella. Bella, lì è veramente... Lì hai fatto qualche passo di montagna? E lì, ora, quando me l'hanno data in prova per auto, sono tornato a casa, perché mi avevano detto che mi avrebbero lasciata per una decina di giorni, sono entrato in casa, era agosto, ho detto Isabella, fai la borsa subito che andiamo via. E abbiamo rapito anche la suocera, siamo andati a farsi 5 giorni in Val di Fassa con la Giulia, ho speso più di benzina che di averlo, però è bellissimo. No, è una macchina eccezionale, eccezionale. Adesso, come ti dicevo prima, ho ordinato la GR86. Sì. Bella macchina, l'ho provata in pista, molto divertente. Poi mi piace perché rispetto alla GT86 è un po' più matura, è un po' più elegante anche sì, nelle forme. Mi ricorda un po' una Porsche 911, se vogliamo, come stile di eleganza. Non è tamarra, è un po' understatement, però non so se arriverà mai, cioè. L'ordine in fase di lavorazione. No, ti arrivo. È un anno che aspetto, dai, è da maggio che aspetto. Bella, l'ho presa in considerazione anch'io, molto bella, coinvolge anche, ho detto che la guida è sicuramente... L'ho presa versione Barbels, con i cerchi del 17. Ah, beh, i cerchi si cambiano, tanto... ma no, ma anche perché, comunque vada... Si cerca di risparmiare magari qualcosina in... Anche perché non è che c'è anche da 14 o da 18, no, cioè da 17, quattro gomme buone le trovi, cioè quattro Michelin Pilot Sport, boh, so, 3, 4, 19 le trovi anche. Sì, sì, sì. So che è una misura un po' sfigata qui, cerchi del 17 lì, cioè è difficile trovare le gomme. Sì, la spalla magari è un po' bassa. Come la Mazda, perché la Mazda c'è una misura sfigatissima, 195, 50, 15, quei sì, 50 che ti frega, sì, o 55, non lo so. Non vedo l'ora che mi arrivi, ma finché non arriva non è da pagare. Senti Lorenzo, l'ultima domanda, avevi sogni nel cassetto nella tua carriera ancora da direttore? Spero di andare avanti. Sono terrorizzato che un giorno tutto questo possa finire e che io possa... Non me ne vogliono le persone che fanno quella vita. Ho il terrore di ritornare da dove sono venuto, perché purtroppo non ho le spalle così larghe. Cioè se casco, non casco in piedi.
Beh, però se mi permetti, è una paura che secondo me ti manda ancora più... Sì, ogni tanto faccio l'asino che dico, lavoro come un matto pur di non andare a lavorare. Perché sono anche le paure, paure nel senso buono, che mandano avanti... Ho paura che tutto questo possa finire, ho paura di non avere più niente da dire, paura di stancarmi. Ultimamente mi sta un po' facendo soffrire la roba che lavoro da qua. E mi piacerebbe molto avere una redazione, poter vedere gente, vedere facce, perché il mondo mi stimola. E questo è una delle cose che nel 2023 voglio implementare, ovvero prendere un posto in cui lavorare, per davvero. Perché no, lavorare dove faccio colazione da un certo punto di vista è molto comodo, ma dall'altro dopo un po' c'è la forza di guardare la bajur, il muro, lo schermo. Sì, certo. Cioè Agatha è tanto bella, ma non... a livello di stimoli ho bisogno di qualcosa di più, ecco. Di più umano. Sì. E poi ho paura che... Non so. Sì, ho paura che tutto questo finisca, perché sento di essere me stesso finalmente. Però... sono un po' lontano dall'equilibrio. Qualche anno fa con Isabella andammo a giocare a tennis. Mi ricordo che mi telefonò mio padre per dirmi, così per chiacchierare, ah, vado a giocare a tennis. E mi sono beccato una manfrina di un'ora, no, di un'ora no, però me l'ha menata un po'. Ah, sei nato povero, morirai povero, il tennis non è roba da te, fai una vita che non è la tua. E non voglio dire che ha ragione, perché adesso mio padre è fierissimo di me. Qualche settimana fa mi fa... Ma dai, ma tanto tutti i tuoi articoli cosa fai? Li copi da Google? Magari. Non ha molta idea di che cosa faccio. È molto fiero di me, però mi rendo conto di essere anche molto... di essermi allontanato molto da quello che è il mio punto di equilibrio o da dove vengo. E ho paura di cadere. Dai, ci sta. Beh, ti auguro di no. È successo comunque. Ce n'è ancora da... Voglio continuare a fare questi libri qua, perché mi piace tanto. Compreremo di brutto volume 3. Infinito. Io ti ringrazio della disponibilità innanzitutto, la cordialità, simpatia, di aver dato un valore aggiunto al mio progetto Drive Story. Grazie mille. Ci vediamo magari a qualche evento in giro per l'Italia. In moto qualche auto, spero. Speciale. No, io grazie a te, perché per me raccontare questa storia è molto importante, anche perché raccontarla la rende reale. E come ti dicevo prima, telecamere spente, la mia è una storia più che altro di rivincita personale, che vorrei che tutti facessero un pochino loro. Bene. A me molti ogni tanto mi scrivono, ma come hai fatto? Io a tutti consiglio di leggere questo libro, 2 di 2, se lo trovate troppo pesante, perché non è un libro facile. C'è sempre Fabio Volpi. Guarda, io ogni tanto scappo, vado in libreria, perché come ti dicevo mi piace molto, soprattutto libri fotografici, sono appassionato molto di fotografia, e me lo segno il titolo, non lo conoscevo, me lo segno, ma me lo vado a fare. Purtroppo non ho delle frasi segnate, però molto bello, perché ne avevo un'altra copia, quella che mi regalò Isabella l'ho regalata a mio fratello, nella speranza che anche lui lo facesse il suo, ma che io sappia non l'ha mai letto. È ancora in Malossi? Sì, ma probabilmente rimarrò lì per sempre. È una persona diversa da me. Sì. Poi è grande, mio fratello del 72. Secondo me nella vita c'è un momento per fare le cose. Se lo lasci scappare, poi diventa tardi. Perché poi dopo le responsabilità si accumulano. Il famoso treno. Esatto. Il treno comunque non ti arriva in casa. A me tira un po' il culo che mi rendo conto di essere in ritardo. Porca troia, io dovrei essere arrivato qui 3 o 4 anni fa. Adesso che inizia a essere grande, sai, mal di schiena, il dentista, poi il rotto di palle. No, e poi le responsabilità, perché... Certo, sì. Avrei voluto iniziare prima. Cioè, io ho passato 2 anni a guardare Davide Cironi. In quei 2 anni lì, mentre lui faceva, io guardavo. Avrei dovuto iniziare a fare anch'io. È una cosa che ci accomuna. Anch'io... ho fatto degli anni a guardare e poi ho detto no, forse mi devo fare qualcosa. Sì. Poi ho cercato la perfezione, non l'ho trovata, ho detto facciamo qualcosa anche se è fatto male, però facciamolo, che è sempre meglio che stare in pantofole a casa a guardare. Sì, io lo dico sempre, che il modo migliore per fare le cose è farle. Esatto. Intanto farle, poi aggiustiamo il tiro, perché
Io, con Rolling Steel, figurati se i primi giorni fossi stato lì a dire no, ma il logo, mettiamolo qui, mettiamolo là. No, fallo, fallo. Poi una volta che è fatto lo aggiusti, tanto non muore nessuno. Falle le cose. Ovviamente con Di Brutto è diverso, perché Di Brutto 2 è andato in stampa con degli errori. E l'ho dovuto ristampare, mi tiro troppo un culo perché ho speso 1.000 euro in più di tipografia. Ma va bene, l'importante è essersene accorti. Sì, sì, sì. Bene, grazie mille Lorenzo. Grazie a te Marco, grazie a te Mano, da veri uomini. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.